buongiorno. Buongiorno, scusate se sto versando questo splendido vino, siamo sempre qui con Christian. Presente. Assaggiamo un ottimo vino toscano. Sì. Anniversario, siamo a Montepulciano, l'azienda si chiama Dei, è una storica del Montepulciano. Assaggiamo uno dei prodotti top loro, è il Santa Caterina. È un 2009, è un uvaggio molto complesso, abbiamo del Sangiovese in prevalenza, del Cabernet Sauvignon, dello Syrah e un po' di Petit Verdot, che in tutti i grandi vini toscani c'è l'usanza di metterlo perché dà molta struttura. 14 gradi, vendemmia 2009, ve l'ho già detto, andiamo a vedere un po' come si presenta questa bella. Ottimo! Beh, allora, intanto direi un colore rosso rubino impenetrabile, davvero fitto, bellissimo, bellissimo. Bel nero. Che non c'è solo di Sangiovese, potevamo sì. Già intuire da questi colori. Sì. Guarda quanto è consistente, come gira il bicchiere con questa sua importanza. Fitto, scuro. Naso. Secco. Naso un bel impatto di frutta. È immediato. La prima cosa, abbiamo sempre le amarene, abbiamo sempre anche del mirtillo, del ribes. Abbiamo un naso intenso, persistente, meravigliosamente avvolgente, bello, bel naso, bel assolutamente naso. Assolutamente sì. Sì, delle note speziate, si sentono delle note di pepe, nero, direi anche note di chiodi di garofano. Molto complesso e c'è anche una nota di china, mi sembra. Quina, qualcosa di chinato. Ottimo, sì. Tanti ritini dentro e tanti profumi anche, si via tutto. Irresistibile, filo, io l'ho dovuto già bere. È un'esplosione anche in bocca, si sente che è secco, caldo, è ancora ha ancora quel tannino che lo rende tutto da evolvere. Già pronto, pronto da bere, però allo stesso tempo ancora qualcosa di piacevole, veramente piacevole, gran bel vino. Poi sembra di bere un succo di un incrocio tra amarena e mirtillo. Ma forse dentro c'era. Ma chissà. Comunque veramente ottimo, grande equilibrio, grande struttura. Assolutamente sì. E ripropone un po' quello che abbiamo sentito al naso, perché anche se quelle speziature, il Petit Verdot Syrah si avvertono molto, un po' il pepe. Cosa dire di più di questo? Allora, intanto di servirlo a una temperatura 14-16 gradi. Sì. E poi direi a cosa abbinare. Un po' di carne? Sì. Un po' particolare. Sai che... Dove andiamo? Andiamo fuori dall'Italia? Andiamo fuori. Presente quella... C'è una carne particolare che viene massaggiata, trattata e curata. La carne di Kobe. Bravo. Allora, una bella tagliata di Kobe. Sei un goloso. La farei con un olio... Che olio abbineresti qua? Un olio extravergine, toscano, coprente, saporito. Un bel olio incisivo. E poi sapete cosa? Un attimo solo, amici miei di vino. Vabbè, direi che... Quindi, piattino, olio toscano. La tagliata di Kobe, voi non lo potete vedere, ma poi anche del pepe fresco da mettergli sopra. Favoloso. E un bel cin con questo vino. E ricordate di andare, amici di Made in Vino, su madeinvino.com. Con soli €19,90 potrete diventare sommelier e soprattutto ricevere due bottiglie di vino a casa vostra. Un grande cin a tutti! Ciao! Ciao.